ormai da diverso tempo in pubblico per una presentazione di questa natura. Non so nemmeno se me lo merito, sinceramente. Sono contento di una presenza così numerosa, sono contento di un sostegno davvero trasversale e civico della città alla mia candidatura, perché credo che San Giovanni abbia bisogno di uno scatto di orgoglio come mai ha avuto fino ad oggi. Il sottoscritto lo conoscete, penso che al di là di quello che faccio nella vita, di aver dimostrato sempre un attaccamento alla città come del resto molti altri, al di là appunto della mia appartenenza passata o presente. Ho accettato di mettermi in gioco perché me l'hanno chiesto diversi amici. Questo naturalmente anche al sottoscritto costa in termini di sacrificio personale, familiare e lavorativo, come costa a ognuno di voi che gli sta dando una mano ritrovarsi per redare un programma che sia davvero credibile e dignitoso per la città. Io non la voglio fare troppo lunga perché molte volte gli elementi programmatici sono purtroppo nell'abitudine direi italiana più che sangiovannese promesse non mantenute. Io credo invece che bisognerà promettere poco. L'unica promessa che io mi sento di fare alla città, prima di tutto a voi, è quella di un impegno competente e serio per far sì che questa città sia davvero amministrata, perché negli ultimi 5 anni questa città non è stata amministrata. Questa città è in totale decadenza e nel totale degrado urbano proprio perché non è stata amministrata. E questo al di là della collocazione dei colori politici. Lo dico questo perché lo penso davvero. E la prova di questo, la prova inconfutabile di questo, è che a sostegno della mia candidatura ci sono anche qui presenti persone che provengono da esperienze associative, politiche e culturali profondamente diverse. Allora credo che questo sia un segnale che la città deve raccogliere e sta a noi tutti che siamo qui presenti far passare un segnale di questa natura, che deve essere un segnale di ottimismo. Noi, avete visto la lista da cui provengo, negli ultimi mesi ha fatto campeggiare un manifesto col quale sicuramente avremmo fatto arrabbiare i nostri cugini montevarchini, però è un manifesto che sintetizza l'orgoglio di una città. Quando noi scriviamo ieri capitale del Valdarno, e lo è stata capitale del Valdarno, capitale culturale prima di tutto, culturale e del terziario, perché se da ragazzi noi eravamo abituati che il Corso Italia, io dico sempre questa battuta, quando ci perdevamo all'inizio a Porta Fiorentina, poi non ci ritrovavamo dalla gente che c'era. Non è più così, non è più così. Addirittura noi abbiamo trovato senza difficoltà il fondo dove mettere il nostro comitato elettorale, a pochi spiccioli fra l'altro. Quindi anche questo è indicativo di come sta la città. E la città sta male, la città sta male. Basta misurare il polso alla gente per capire che sta male. Certo, questa diciamo è la denuncia. Dalla denuncia però bisogna passare alle proposte, perché altrimenti anch'io correrei il rischio di fare solamente